Oggi si celebra un funerale, la chiusura del reparto di tossicologia a cui noi ci opponiamo, un reparto straordinario ed eccellente che viene punito invece che premiato. Pensare che fra 2 anni si sarebbe celebrato invece il festeggiamento per i 100 anni. Con la chiusura del reparto di tossicologia sicuramente andremo a perdere un patrimonio culturale, umano, medico incommensurabile. Mi domando che cosa faranno i malati che arrivavano alla tossicologia e di solito non morivano. La nostra mortalità era zero. In molte altre parti del mondo la mortalità dei nostri malati è intorno al 20-15%. Quindi chi pagherà saranno soprattutto i funerali. Si dovrà fare tanti funerali per i malati, oltre che quello della tossicologia. Io spero che le competenze che la tossicologia ha maturato in questi anni vengano riacquisite e ripotenziate. Questa è la speranza per una cosa reale che è importante per i cittadini e per le famiglie.